Chi ha paura del latino è il corso propedeutico, che vuol dire che è facilitatore, serve per introdurci allo studio del latino che faremo l'anno prossimo, sia per quelli che faranno il liceo scientifico tradizionale, sia per quelli che faranno il liceo delle scienze umane base e quindi sceglieranno di fare il latino. Tutte le volte che ci incontreremo, come prima cosa, faremo insieme una sigla, la sigla praticamente è presa da una canzone della premiata Fonderia Marconi, che era insomma, un gruppo, un complesso molto in auge, insomma, ai miei tempi, e che ha fatto questa canzone che in realtà si chiamava Chi ha paura della notte. Invece noi abbiamo cambiato le parole, adesso facciamo la canzone Chi ha paura del latino, cercando in questo modo di esorcizzare la nostra paura. Passato ricco di se non capisci c'è la mia insieme ci si aiuterà e questa lingua no non è più scura con una slide catturata e il silenzio non ritornerà in questa scuola della mia città chi ha paura del Thank you.
piaciuta? Grazie, grazie, un applauso. Oh, ci vuole un applauso. Allora, ragazzi, dopo questo, questa sigla che faremo tutte le volte, quindi la faremo anche giovedì prossimo, vediamo dei video. Cioè, ci sono insomma dei ragazzi, dei giovani, eccetera, che hanno fatto dei video in cui spiegano alcune cose interessanti del latino che comunque ci serviranno. Impareremo anche l'anno prossimo, quando inizieremo a studiare insieme. E quindi praticamente iniziamo adesso a vedere questi video. Come vedete, ci sono dei video pronti per la lezione di oggi e dei video per la prossima lezione. Tanto per incominciare, scopriamo che addirittura si può cantare in latino. Vediamo un po' che cosa succede. Ecco, questo era un altro video. Adesso ne vediamo altri, per esempio questo. Cominci a studiare latino? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema nominale, prima di cominciare lo studio approfondito delle declinazioni. Tutti i nomi latini sono caratterizzati da due numeri, il singolare e il plurale, e da tre generi. Il maschile e il femminile, come in italiano, e poi il neutro, che è il genere dei concetti e degli oggetti inanimati. Per indicare invece che tipo di complemento ogni nome ricopre all'interno della frase, il latino utilizza un sistema fatto di casi e declinazioni. L'utilizzo di casi e declinazioni è una grande differenza rispetto all'italiano. L'italiano, infatti, è una lingua analitica, cioè esprime i complementi lasciando la parola inalterata
e utilizzando delle preposizioni prima del complemento stesso: di, da, del, nel, eccetera. Il latino, invece, è una lingua sintetica ed esprime i principali complementi cambiando la parte finale delle parole secondo alcune regole e in base al tipo di parola. Facciamo un esempio. In italiano il complemento di specificazione si esprime con la preposizione di, come in del padre. Il complemento di termine, invece, con la preposizione a, come in al padre. In latino, invece, al complemento di specificazione del padre corrisponde la forma patris e al complemento di termine al padre la forma patri. Come puoi osservare, in italiano la parola padre resta sempre invariata, mentre a cambiare è la preposizione che la precede, del e al. Nelle forme latine, invece, la prima parte della parola resta invariata e la differenza di significato nel complemento viene segnalata dalle diverse desinenze finali, is e i. I tipi di desinenza finale che ogni parola presenta corrispondono ai casi, che sono 6 ed esprimono ognuno un tipo di complemento. Il nominativo è il caso del soggetto. Il genitivo esprime il complemento di specificazione. Il dativo il complemento di termine. L'accusativo il complemento oggetto. Il vocativo il complemento di vocazione. E l'ablativo, il complemento di mezzo e altri complementi simili. Riprendiamo l'esempio di padre e vediamo che il nome padre avrà in latino una terminazione specifica per tutte le volte in cui sarà soggetto, cioè la forma del nominativo che è pater. Al genitivo, ovvero al caso del complemento di specificazione, avrà una terminazione ancora diversa, patris. Al dativo un'altra ancora, patri in questo caso, e così via per tutti gli altri casi. Infatti, nella frase il padre gestisce gli affari familiari, il soggetto è il padre e la funzione di soggetto è indicata dall'articolo il in italiano. In latino invece non serve alcun articolo perché la forma pater corrisponde al caso nominativo di questo nome ed è quindi già soggetto, senza bisogno di articoli. Invece, nell'espressione gli affari del padre, il complemento di specificazione è reso dalla preposizione del in italiano, mentre il latino dà una diversa terminazione della stessa parola, stavolta al caso genitivo, cioè il caso del complemento di specificazione, patris. Non tutte le desinenze, però, anche per gli stessi casi, sono uguali in tutte le parole latine, ma cambiano a seconda del gruppo morfologico a cui ogni parola appartiene, cioè la sua declinazione. In latino le declinazioni sono 5. La prima declinazione comprende i nomi che al nominativo escono in A. La seconda, i nomi maschili che al nominativo finiscono in us con U breve e i nomi neutri in um. La terza comprende i nomi che finiscono in varie consonanti, oppure in is. La quarta i nomi in us, stavolta con u lunga, e infine la quinta con i nomi in es. Ragazzi, in questa lezione analizziamo insieme la struttura dell'indicativo presente latino in tutte e quattro le coniugazioni. L'indicativo presente latino corrisponde esattamente all'indicativo presente italiano, quanto a significato. Infatti l'indicativo è il modo che serve a presentare le azioni come obiettive, come reali e certe. In latino l'indicativo presente non ha un suffisso vero e proprio particolare, utilizzato soltanto in questo caso, ma si forma aggiungendo al tema verbale la vocale tematica e infine le normali desinenze personali. Questa struttura, tema, vocale tematica, desinenze personali, è evidente nei verbi di terza coniugazione come lego, leggere, che significa leggere. La coniugazione al presente è infatti lego, legis, legit,
legimus, legitis, legunt. Come vedete chiaramente, tranne che alla prima persona singolare, in tutti gli altri casi le desinenze personali sono unite al tema verbale che è leg per mezzo della vocale tematica. In tutti i casi, tranne o, poi oscuratasi in u, nella terza persona plurale. Questa struttura, tema verbale, vocale tematica e desinenze personali, era operativa anche per i verbi di prima e seconda coniugazione, come laudo, laudare, che significa lodare, e moneo, monere, che significa ammonire. Soltanto che in questo caso, come vedete nella coniugazione, la vocale tematica è scomparsa, perché di fatto è stata assorbita dalla vocale del tema. Il tema, infatti, di laudo è lauda, quindi già terminante in vocale. Il tema di moneo è mone, anch'esso terminante in vocale e lunga. Quindi, di fatto, la costruzione originaria, formata dal tema verbale più la vocale tematica, non è più visibile. Tuttavia, anticamente, era operativa anche in queste due coniugazioni. Lo stesso si può dire della quarta coniugazione. Prendiamo il verbo audio audire, che significa udire. La coniugazione all'indicativo presente è audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. Come vedete, anche in questo caso si trova una I tra le desinenze personali e quello che può sembrare il tema verbale aud. In realtà questa I, che è una I lunga, non è la vocale tematica, ma è la I che è già presente nel tema del verbo audire, che esce in I, audi, così come tutti i temi dei verbi di quarta coniugazione che finiscono infatti in I. Un residuo di vocale tematica si trova alla terza persona plurale, audiunt, con la O oscuratasi in U, ma in questo caso si tratta di un'analogia con i verbi della terza coniugazione, quasi come se i parlanti avessero preso la desinenza di legunt in terza coniugazione come unt e poi l'avessero trasportata ai verbi di quarta coniugazione. Ovviamente la lingua con il tempo si è evoluta e, come avete visto, non è facile riconoscere le strutture originarie. Questo è normale e si tratta ovviamente di un'evoluzione naturale della lingua. Per quello che riguarda l'indicativo presente, ragazzi, è tutto. Vi invito per le particolarità a consultare ovviamente gli appunti di Repetita. Ave bambule, io sono Rosa Rose e se avete già visto il vlog, in parte tipo lo sapete, se non l'avete visto, qui lo potete trovare, qui. Se non lo volete vedere, non fa niente. In questo video parlerò dell'alfabeto e della quantità vocalica. L'alfabeto in latino è composto da 23 segni, ognuno dei quali viene chiamato littera, che appunto vuol dire lettera. You don't say! Rispetto all'alfabeto italiano, in latino ci sono delle lettere in più e alcune in meno. Nelle maiuscole abbiamo la K, la X e la Y in più, ma manca la U. Mentre nelle minuscole abbiamo sempre K, X e Y, ma la U è presente e manca la V. Come mai? Questo perché il segno V non veniva letto V come in italiano, ma veniva letto U. Ad esempio, le iscrizioni che troviamo, se siete mai stati a Roma, praticamente dovunque, SPQR, che non è come Asterix e Obelix, che sono pazzi questi romani, ma in realtà è Senatus Populusque Romanus. Come vedete, la scritta è con le V maiuscole e non con le U. Ma perché nelle versioni trovo comunque la V? Perché il segno V nel 500 venne introdotto nella lingua italiana e di conseguenza anche nei vari testi, più o meno nella quasi totalità dei testi latini. Quindi noi appunto nelle versioni non troveremo mai lavo o uita, ma troveremo lavo e vita e ovviamente rileggeremo lavo e vita. Le vocali sono 6. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Ma la Y si legge I, sia se è da sola, sia se è accompagnata, per esempio in parole di origine greca, dalla I, cioè Y-I in alcune parole, però si legge comunque I. Il secondo argomento di cui vi andrò a parlare è la quantità vocalica, che è una caratteristica del vocalismo latino che non è rimasta in italiano, ma che possiamo ritrovare in altre lingue europee, come per esempio l'inglese o il tedesco. Questa caratteristica regola il tempo nella pronuncia delle vocali nelle parole. Abbiamo quindi due tipi di quantità, la quantità lunga e la quantità breve. La quantità lunga, che è contraddistinta da questo segno, che è un trattino, e la quantità breve invece che è contraddistinta da quest'altro segno, che è un archetto.
A che servono le quantità? Prima di tutto, la quantità vocalica serve per leggere correttamente le parole in latino, ma ha anche una funzione di distinguere alcune parole da altre. Per esempio, esistono alcuni vocaboli che sono omografi, ovvero si scrivono allo stesso modo, ma hanno un diverso significato in base appunto alla quantità vocalica che abbiamo su una vocale di quella parola. Per esempio, ci sono la parola liber e liber, che come vedete si scrivono allo stesso modo, però la quantità è differente. Infatti, liber vuol dire libero, mentre liber vuol dire libro. Allo stesso modo abbiamo anche populus e populus. Quello con quantità vocalica lunga, cioè populus, vuol dire pioppo, mentre populus con la quantità vocalica breve vuol dire popolo, che sennò io vi saluterei come se voi foste dei pioppi, ma non credo che dei pioppi seguano video su YouTube. Per esempio, il sostantivo rosa con quantità vocalica lunga sulla A vuol dire con la rosa, quindi complemento di mezzo strumento o unione, dipende dal contesto. Mentre con la quantità vocalica breve sulla A vuol dire la rosa come soggetto. Oppure il verbo fuggire alla terza persona singolare, se presenta quantità vocalica lunga, vuol dire egli fuggì, quindi passato remoto. Mentre con la quantità vocalica breve, quindi fugit, vuol dire egli fugge, quindi in presente. Questo è tutto ciò che avevo da dirvi su un alfabeto e quantità vocalica. Spero di esservi stata d'aiuto e al prossimo video. Prima di cominciare lo studio dei modi e dei tempi dei verbi latini, qui trovi quello che c'è da sapere sul sistema verbale. Il sistema verbale latino è caratterizzato da 4 coniugazioni. La prima, che contiene i verbi che all'infinito escono in are. La seconda, dei verbi che escono in ere con e lunga, la terza, ere con e breve stavolta, e infine la quarta, dei verbi in ire. Ogni coniugazione presenta 6 persone, proprio come l'italiano: io, tu, lui o lei, noi, voi e loro. E a ogni persona corrisponde una desinenza alla fine di ogni verbo. Le desinenze sono O oppure M per la prima persona, S per la seconda, T per la terza, MUS per la prima plurale, TIS per la seconda plurale e infine NT per la terza plurale. Ogni forma verbale è composta dal tema verbale e dalla desinenza della persona. Spesso tra questi due elementi si trova la vocale tematica, una vocale e breve oppure i breve che serve da raccordo tra tema e desinenza. Il verbo latino è anche caratterizzato dal modo, che esprime il tipo dell'azione. I modi finiti sono l'indicativo, il congiuntivo e l'imperativo. Quelli indefiniti, l'infinito, il supino, il participio, il gerundio e il gerundivo. L'indicativo è il modo che esprime la certezza e presenta l'azione come obiettiva. Il congiuntivo è il modo del dubbio, dell'eventualità e della possibilità e serve a presentare un'azione come incerta. Infine l'imperativo è il modo dell'ordine ed esprime quindi l'obbligo o l'esortazione a compiere un'azione. I tempi, infine, differenziano una forma verbale nel tempo. Oltre al presente, troviamo l'imperfetto, il perfetto e il più che perfetto per esprimere azioni anteriori, cioè passate. Il futuro e il futuro anteriore per esprimere azioni posteriori. In questo video vi parlerò dei casi, del genere e del numero. Come in italiano, anche in latino le parole sono composte da una parte fissa chiamata tema e da una parte variabile chiamata desinenza. Per esempio, in rosa abbiamo ros, che è il tema, e a, che è la desinenza. E, come in italiano, la desinenza dà informazioni circa il genere, il numero e, in latino, anche il caso. Cos'è il caso? In latino il caso indica la funzione che una parola assume nel discorso, quindi soggetto, complemento oggetto e i vari complementi. I casi sono 6 e seguono quest'ordine: nominativo, che è il caso del soggetto, genitivo, che è il caso del complemento di specificazione, dativo, che è il caso del complemento di termine, accusativo, complemento oggetto, vocativo, complemento di vocazione e ablativo in realtà è tipo un mix perché ci sono un po' di complementi.
Come faccio a ricordarli in ordine? Beh, e se vi dicessi nel giardino di Andrea vendo ananas? Perché devo ricordarli in ordine? Perché questo è lo schema da seguire per la declinazione. E cosa vuol dire declinare? Vuol dire enunciare in quest'ordine le sei forme che un nome può assumere nel discorso, al singolare o al plurale, cambiando la sua desinenza. Ci sono cinque declinazioni e si distinguono tra loro dalla desinenza del genitivo singolare. Più in là le vedremo nel dettaglio, non temete. Per quanto riguarda il genere, in latino abbiamo tre generi: maschile, femminile e neutro, che si riferisce agli oggetti inanimati. Per quanto riguarda il numero, abbiamo come in italiano singolare e plurale. Esistono però due particolarità, i singulari a tantum e i plurali a tantum. I singulari a tantum sono quei nomi che hanno solo il singolare, come Prudentia Prudentiae, mentre i plurali a tantum sono quei nomi che hanno solo il plurale, come Divizia Divizarium, che vuol dire ricchezze. Questo è tutto e al prossimo video! Adesso nella nostra scaletta ci sarebbe una cosa un po' particolare, cioè c'è un comico che ha fatto delle, insomma, chiamiamolo così, uno spettacolo o qualcosa del genere, no? Utilizzando il latino e scrivendo questo libro che si intitola Nutella Nutelle. Noi abbiamo la possibilità oggi di leggere un brano tratto da questo libro. Lo conoscete? Qualcuno di voi lo conosce per caso? La Nutella sì. Oh, solo che questo libro sulla Nutella è scritto in latino. La cosa, come dire, la sfida di oggi è la seguente. Io vi leggo questo libro e vedrete che anche se è scritto in latino, voi capirete benissimo il significato. Ah, sì, sì, senz'altro. Questo qui lo possiamo proprio anche togliere. Nutella Nutelle è un trattato sulla Nutella scritto da Riccardo Cassini, che dicevamo è questo comico, intrattenitore, tra l'altro sceneggiatore, che ha lavorato per la televisione, ha aiutato a fare tantissimi sketch e tantissime trasmissioni. In latino, ricalcando il debello gallico di Giulio Cesare, che comincia con la famosa frase «Gallia est omnis divisa in parte stress». Cioè, il debello gallico è un libro latino, scritto addirittura da Cesare, sulla guerra che ha combattuto contro i Galli, che inizia in questo modo. La Gallia è tutta divisa in tre parti. E più o meno diciamo che anche questo Nutella Nutelle inizia in un modo simile. Infatti dice Nutella omnia divisa est in parte stress. Unum Nutella in vaschetta plastice. Duum Nutella in bicchieribus custodita. Qui abbiamo degli esempi. Treum Nutella in magno barattolo. Magno barattolo sì, magno barattolo. Sed melius est si magno Nutella in barattolo. Nutella piacet omnibus pueris. Atque puelle. Sed si troppa Nutella fa cocitare, cicciones divenire. Cutaneis eruptionibus sottostare. Et brufolos peticellosque supra face tua stratos formare. Atque ipso facto diarream cacarellamque subitanea venire. Propterea quod familiares et mamma in particolare semper Nutella celat in impensabilis locis. Ut vite ant filis bafare come soliti sunt.
Sed domanda spontanea nascet. Si mamma contraria est, filialis sbafaziones, perché Nutella comprat? Et postea celat? Intelligenziore fuisse, non comprare manco pennil. Sed forse mamma etiam Nutella sbafant. Celatio altrum non est vendetta transversalis materna. Propteria quod ea stessa victima fuit sua volta matris sue. Sic ere tua mamma Nutella celavit, sic odie celis filis tuis. Sed populum toto cognoscit ingenium puerorum. Si in ballo Nutella est, vista felinos similante abet, ut scruteant in tenebris credentiarum. Manes prensiles arachnidarum modo, ut arrampiceant super scaffalos sgabuzzinarum, olfatto caninum, canibus superior, per Nutellam scovare intermucchios anonimarum marmellatarum fructarum, memento semper, filius inevitabile, Nutella scovat. Sed non semper magnat. In factum fructazione maxima filis iabet, quando filius scovat baratolum, sed hoc baratolus novo atque sigillatos est. Propterea quod, si filius aprit et intaccat baratolum in tonsum, sputtanatus fuisse. E erat novus, hoc res demonstrat omnibus mammis nascondimentus novorum baratulorum Nutelle. Fatica sprecata esse. Allora, abbiamo terminato quindi qua la lettura di questa prima parte di Nutella Nutelle. Adesso incomincia una parte che vi coinvolge molto più direttamente, nel senso che inizia una parte di quiz. Attraverso questa parte noi vogliamo dimostrare questo, che il latino è presente ancora oggi nella lingua che noi parliamo. E ci sono tante espressioni che, insomma, sono espressioni latine, latino puro, ma noi le possiamo trovare nelle frasi in italiano, oppure negli scritti in italiano. Adesso quindi io interpellerò ciascuno di voi. Se sarete in grado di capire la parola latina, che ha un certo significato, che è nascosta, allora vi darò un punto. Altrimenti passeremo a un altro compagno che sarà in grado di capirla. E se nessuno sarà in grado di capirla e uno solo sarà in grado di capirla, prenderà lui il punto. Alla fine vedremo chi avrà vinto il nostro quiz. Sì? Praticamente avrete un attestato di primo classificato nella... per colui che, come colui che non ha paura del latino. Giusto, ci vorrebbe un barattolo di Nutella come premio. Va bene, dai, vediamo di fare insieme questo giochetto. Allora, vediamo un po', chi è Federico? Federico Gallea, chi è? Federico, senti, c'è una parola, o meglio due parole latine,
che significano alla persona, verso la persona, a titolo o a vantaggio personale. Tu mi sapresti intuire, dire, come dicevano i latini, alla persona, verso la persona, a titolo o a vantaggio personale? Vede, per esempio, un dono, un regalo per la persona, proprio per quella persona lì, non per un'altra. Federico, sai come si diceva una cosa del genere? Se non lo sai, passi, eh? Come hai detto? A personum non è del tutto esatto. Allora chiediamo ai tuoi compagni. C'è qualcuno che vuole rispondere a questo? Che vuole scoprire come si diceva in latino alla persona? Mai sentito un'espressione del genere? Esempio, scusate, avete mai sentito una legge per la persona? Cioè vuol dire una legge che è stata fatta apposta per quella persona, per quella cosa che ha fatto o non ha fatto quella persona, per permettergli di fare o di non fare quella determinata cosa. Non lo sapete? Allora, vediamo un po', alza la mano lui che è il Gabriele. Ad perso. No, 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 aspetta un attimo. Metti insieme una cosa con l'altra. Cerca di intuire. Hai fatto quasi tutto giusto. Ragazzi, alla persona, verso la persona, in latino si diceva ad. Vediamo un po', alza la mano. Personus, no, sbagliatissimo. Lui era arrivato, c'era arrivato quasi. No, personis, sbagliato. Persona, ma manca qualcosa. Persona? Nas? No. Voglio sentire l'ultima lettera, ve lo suggerisco, che manca, è una consonante. E quindi, esatto, quindi è ad personam. Benissimo. Allora, vediamo un po', tu come ti chiami? Tu che hai detto M, ti chiami? Andrea. Allora, vediamo un po'. Andrea, allora. Non sei a Frigerio, sei Andrea Frigerio. Allora, Andrea Frigerio ha vinto il primo punto, ma non vi preoccupate, adesso toccherà a voi. Shh. Laura Ornito. Chi è Laura Ornito? Là dietro, da qualche parte. Ah, Laura Ornito dov'è? Eccola lì. Allora, Laura Ornito, ascolta, c'è un'espressione in latino che significa per questo. Si dice di una persona, di un oggetto, di un incarico, di una soluzione, uno strumento perfettamente adatto o specificamente dedicato al compito da svolgere o al problema da risolvere. Sai come si dice? Sai che espressione è questa? C'è una cosa fatta apposta. Apposta però in latino come si diceva? Per questo è italiano, giusto? Adesso noi. Per questum. Niente, purtroppo non è per questum. Allora, una cosa fatta apposta per quel motivo, per quello scopo. Sapete come si dice, come si diceva in latino? Allora vi aiuto io. Incomincia come quella di prima. Ad questum no, non va bene. Sentiamo. Eh? Ad attum, no, niente da fare, purtroppo non è ad attum. Qualcun altro? Ad. No, niente, non è né questum, né questus, né questa, niente, no. Questo, eh? Esto no, 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 niente. Allora, ho paura che questa volta ad esso, niente. Purtroppo questa qui non la sapevate. Non importa, sappiate che l'espressione latina per indicare adatto, apposta per questo è ad hoc. Ma hai sentito ad hoc? Fatto ad hoc. Mai sentito questa espressione? E allora, dai. Non vi preoccupate, avrete ancora la vostra possibilità. Alessandro Sommariva è qui da qualche parte.
Eccolo lì. Alessandro Sommariva. Allora, le cose da fare. Questo forse è più semplice. Come si chiama quel taccuino dispositivo con calendario, magari, su cui si annotano le cose da fare? Programma delle attività da svolgere. Alessandro, come si chiama? Un libro in cui ci sono tutte le cose da fare. Si chiama? Qualcuno di voi già l'ha intuito. Eh sì, si chiama? Agenda. Agenda è una parola latina che significa cose da fare. Sono disposto a mettere anche tanti più. Per esempio, tu ti chiami? La Martina Tamburiello, sì. Ma questa cosa dell'agenda l'aveva intuita anche lui, vero? Tu ti chiami? Ah, sì. Tu ti chiami Daniele Bacchetta, vero? Ok. Forse l'aveva intuita anche tu, non, no? Va bene, non c'è problema. Allora, Carola Nocera. Chi è Carola Nocera? Senti. Carola Nocera, adesso c'è una cosa che secondo me può essere piuttosto semplice, soprattutto se vedete telefilm gialli. Come si dice altrimenti, pseudonimo, identità fittizia, esempio Norma Jean Mortensen al posto di... Ah no, 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 questo è quello un po' difficile, oh, pensavo che fosse quello facile, pazienza, questo è un po' più difficile. Allora, pseudonimo, identità fittizia, Norma Jean Mortensen... era il nome di Marilyn Monroe, però in realtà, poi dopo volevo dire, scusate, nei film lei si fece chiamare Marilyn Monroe, appunto, no? Ecco, sapete come si dice, come si diceva altrimenti in latino? Questo non è tanto facile a dire. Alius, attenzione, qua qualcuno ha detto alius, alius è quasi giusto, ma non è giusto, sì? Aliud. Aliud, alia, attenzione, qualcuno ha detto alia? Alias, oh, finalmente. Ah, sì. Ha indovinato Emanuele Rugo. È alias, ragazzi. Si dice alias, altrimenti. Va bene. Non ti preoccupare, Carola, avrai un'altra possibilità. È il momento adesso di Lucrezia Fragnelli, che secondo me ha una cosa più semplice. La Lucrezia Fragnelli chi è? Eh? Sei tu? E mi sai dire come si diceva in latino altrove? Scusa pretesto, trovi sempre un... Lucrezia, alza la mano, Lucrezia. Ah, ok. Come si dice? Per non fare le cose, avere, ecco, dicevamo, per questo vale per i telefilm gialli, in un processo, se hai questa cosa qua, riesci a dimostrare che non eri nel posto in cui c'era, eh? Alibi, Lucrezia è stata brava, ed è stata anche fortunata, perché lo sapeva anche lei, vero? L'ho detto che questa era un po' più facile. Va bene, adesso vediamo Stefania Pereira Scenali. Ecco, Stefania, ascolta. C'è una parola in latino che significa... Ah, scusate, alibi non l'ho evidenziato. Ecco, come vedete, alibi si usa in tanti contesti. Eh? Oh. Allora... Stefania, ascolta, c'è un'altra parola invece latina in cui che significava la tavoletta imbiancata su cui si scriveva con l'inchiostro. Adesso in italiano significa il libro che raccoglie foto, disegni, film e figurine, raccolta di brani musicali. Ed è, Stefania? È l'album, ragazzi. Oh. Allora, molti lo sapevano, Stefania, eh? Caspita. Album. Avete mai sentito, per esempio, albume? Albume deriva da... vuol dire, è il bianco dell'uovo. Album vuol dire... voleva dire bianco, eh?
In latino album voleva dire bianco. Siccome i latini lo usavano per scriverci sopra, su questo bianco, allora da allora in poi album ha questo significato. Va bene, siete. Allora, sentiamo Filippo Malinverni. Chi è Filippo Malinverni? Allora, bisogna indovinare la parola latina, adesso l'avete capito, che in corsivo in italiano significa a partire da quanto sta prima. A partire da quanto sta prima. Si dice di considerazioni o giudizi espressi a prescindere dai fatti oppure in conseguenza dei fatti. Questo era un po' più difficile effettivamente, Filippo. Cioè, quando tu prima di una cosa già la pensi in un modo, già hai deciso che... Ah, Filippo lì dietro, sì. Ah, già hai deciso che... Oppure, al contrario, una cosa che hai pensato, hai deciso, eccetera, solo dopo. Come si dicono? Come si dice prima e dopo in latino? Quindi, non è tanto facile questo. Allora, attenzione, vi aiuto. Queste sono praticamente in ordine alfabetico. Quindi si comincia con la A e c'è una A qui. Vediamo un po', tu? Alte, no. Ante. Ante, effettivamente, ante significa prima, brava. Però purtroppo... No. E post significa dopo. Ante e post, sì. Però purtroppo questa espressione non è solo prima e dopo, ma significa a partire da quanto sta prima, a partire da quanto sta dopo. No, no, no. Allora, vediamo un po'. Incomincia così. A, pr, pr. A, una cosa che sta prima. A prescindere, lo diceva Totò, a prescindere. No, niente, questo era un po' difficile. A priori, a posteriori. Niente, Filippo, sei stato sfortunato, non ti preoccupare. Avrai un'altra possibilità. Federico Zito, chi è Federico Zito? Questa è molto più facile, Federico. Mi devi dire come i latini dicevano io sento, io ascolto. La parte che emette o trasmette suoni di un dispositivo è usata tutti i giorni, si può dire, ed è io sento e ascolto, cioè riguarda tutto ciò che è la voce, che si sente, non che si vede, che si sente. Quindi è radio? No, radio no. Audio, ragazzi, è audio. Attenzione che anche lei è molto brava. Andrea Frigerio. Oh. Insieme con Martina Tamburiello rischiano di vincere questo quiz, eh? Non fatevi fregare da Andrea e Martina. Siete. Allora, ascoltate. Ah, quella dopo la sei tu? Ma la devo chiedere a Samantha Muscia. Chi è Samantha Muscia? Samantha Muscia, eh? Un luogo per ascoltare, sala per concerti. Auditorium, brava Samantha. Attenzione, Luca Triolo. Chi è Luca Triolo? Allora, Luca Triolo, come dicevano i latini o questo o quello, cioè la necessità di operare una scelta netta tra due alternative che si escludono a vicenda, o fai così o così, non tutte e due insieme. Come lo dicevano i latini? Non lo sai? Chiediamo a lui? Oppure non va bene, no? Decisione, indecisione, no. Ops, non va bene, no? Come? Opzione, non va bene, no, 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 assolutamente. Allora, attenzione. Sì, d'accordo, una scelta. Ma quando una... Ragazzi, ascoltate. Quando una scelta è fra due
possibilità in cui una esclude l'altra, o scegli in un modo o nell'altro. Brava, eh? Obbligo. Obbligo, no, 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 assolutamente. No, voglio proprio le paroline latine che significavano o scegli così o scegli cos'ha, non tutte e due insieme. Purtroppo vi siete avvicinati, ma non l'avete indovinata. Era out out. Mai sentito out out? O così o così. Pazienza. Claudia Cagnani. Come dicevano i latini due volte? Bis. Attenzione, adesso è il momento di, quindi, di Viviana Brambilla. Chi è Viviana Brambilla? Sei tu. Come dicevano in latino gioventù? Gioventù. Attenzione, questa è una cosa che forse sanno di più i ragazzi delle ragazze. Bravissima. Attenzione. Giulia Testa? Giulia Testa ha indovinato come si diceva gioventù in latino. Gioventù in latino, una squadra di calcio, si diceva Juventus. Devi alzare la mano. Giulia ha alzato la mano. Attenzione, dovete alzare la mano per rispondere, eh? Ok, gioventù in latino si diceva Juventus, vabbè, pazienza, però devi saperlo, insomma. Allora, adesso vediamo la Rebecca, chi è la Rebecca Bettega? Eccola, attenzione, silenzio, voglio sentire solo Rebecca. Come si diceva in latino buono, buono sconto? In ambito lavorativo, per esempio, in italiano significa una gratifica, un premio, un incentivo. Oppure in ambito sociale, un contributo economico riconosciuto in seguito a specifiche condizioni di anzianità o di maternità. Aiuto? Attenzione! Ti ho chiesto in latino come si diceva buono. Bonus. Esatto. Allora, tu ti chiami... Gabriele, vero? Gabriele Itria. Gabriele Itria, benissimo. Pazienza, Rebecca, avrai un'altra possibilità. Vediamo adesso Gabriele Lomazzi. Chi è Gabriele Lomazzi? Senti, come si diceva in latino corso della vita, sintesi degli studi e delle attività svolte in italiano? Si diceva? Il corso della vita è un documento che può essere utilizzato. Samantha? Tu sei Samantha? Ah, sei Stefania, vero? Stefania, come si diceva? Corpus. Cursus. Maledizione, non sei stata fortunata. Perché non è solo corso, ma è corso della vita. Purtroppo, oltre a cursus, c'era un'altra parola in latino. Vitae è giusto, ma manca la prima parte. Attenzione. Provate a pensare ai vostri genitori, ai vostri fratelli grandi. Devono compilare qualcosa per dimostrare che cosa hanno fatto negli studi e nel lavoro. Curriculum vitae. Attenzione. Attenzione. Abbiamo tre ragazzi
che hanno già meritato due punti, che sono Gabriele Itria, Andrea Frigerio e Martina Tamburiello. Sono a quota 2. Tanti altri, adesso non posso dirle. Allora, Gabriele ha indovinato che qua è corso della vita, nel senso di sintesi degli studi e delle attività svolte, è curriculum vitae. Addirittura pensate che questa parola latina viene usata in tutto il mondo, cioè non solo in Italia, ma in Inghilterra, in Australia, per indicare la sintesi degli studi e delle attività svolte. Va bene. Allora, adesso vediamo una cosa che spero sia abbastanza semplice. Riccardo Artuso. Chi è Riccardo Artuso? Allora, Riccardo Artuso, ascolta. Come dicevano i latini le cose date, che poi adesso noi, quindi nel mondo moderno, un termine che noi usiamo per indicare un complesso di elementi numerici e non che costituiscono un'informazione, un archivio. Lo sai tu? Riccardo, chiediamo a lui. Database. E quindi, attenzione, siccome purtroppo... calma. La parola base è inglese, ma la parola latina, tu devi dire solo la parola latina, è data. Data è una parola latina che vuol dire insieme di dati. Database è un archivio di dati, no? Però la parola latina è data. Ascolta, tu ti chiami? Federico. Zito? Ah già, è vero. Federico Gallea ha un punto. Andiamo avanti. Niccolò Tamagni. Chi è Niccolò Tamagni? Niccolò Tamagni. Come dicevano i latini manca? Cioè, in italiano è una parola che significa disavanzo, ammanco, passivo di bilancio, mancanza, cioè una crisi, un crollo economico. Come si dice? No, sensum non va bene. Prima ha alzato la mano la Tamburiello. Prego? Deficit. Siamo a quota 3, Martina. Sei in netto vantaggio su tutti quanti. Allora, deficit, che si può dire sia a livello economico di soldi, sia a livello psichico. Deficit di bilancio, per esempio. Riccardo Ciriminna, chi è? Lo so, però tocca a Riccardo Ciriminna, perché voglio dare un'opportunità a tutti. Chi è Riccardo Ciriminna? Riccardo, Riccardo, ascolta, come si dice io in latino? Dai, questo è semplicissimo. Io in latino? L'io anche in psicanalisi, eh? Ego, bravissimo. Un altro io, alter ego è un altro io. Siezio. Giorgia Talivo, chi è Giorgia Talivo? La Giorgia, là dietro, eh? Ok, senti Giorgia, come dicevano i latini correggi queste cose sbagliate, o meglio, queste cose sbagliate correggi. L'elenco delle imprecisioni, delle sviste, degli errori contenuti in un testo con le relative correzioni, anche noi in italiano lo diciamo così, con due parole latine, in un libro... Quando ci sono degli errori, alla fine c'è error. Attenzione. Vi state avvicinando. Sono due parole. Non è una parola sola. Una l'avete quasi trovata, ma ne manca un'altra. Manca la parola correggi gli errori.
Purtroppo, ragazzi, nessuno di voi ha indovinato la parola. Non avete mai sentito parlare o visto scritto errata corrige? Insomma, è un termine latino che indica correggi gli errori, le cose sbagliate. Va bene, pazienza, certe volte capitano delle cose più facili, altre volte più difficili. Vediamo un po', Matteo Gelmuzzi, chi è Matteo Gelmuzzi? Matteo, come dicevano i latini da, fuori di, anteposto a una qualifica indica la cessazione, può anche significare proveniente, tratto da. No, proprio solo la preposizione. Da, sì. Come si dice quando... Ascoltatemi. Come si dice quando, per esempio, un uomo ha sposato una donna, poi però si divorziano fra di loro... Ex, esatto, bravo. Federico Gallea sta recuperando, è a quota 2. Aurora Bacchetta, tocca a te. Aurora Bacchetta, come dicevano i latini... alla pari, con uguale merito. Esempio, quando ci sono due concorrenti classificati esattamente allo stesso posto, insomma, no? A pari merito. Attenzione, qualcuno si sta avvicinando tantissimo. Aggiungete, tu Aurora, non aggiungete a quello che stavate intuendo, aggiungete la preposizione che, ma non avete capito che sono in ordine alfabetico? Quindi esatto, chi è che l'ha detto per prima? Ho sentito una voce femminile che ha detto per prima la soluzione è ex aequo. Ma hai sentito due concorrenti che sono arrivati ex aequo? Quindi alla pari, si dice ex aequo in latino. Ditemi il nome di una ragazza là dietro che l'ha detto per primo. La Laura? E allora scriviamo Laura, ok. Silenzio. Adesso voglio sentire qualche altra persona che dico io. Ma sì, Daniele Bacchetta, ok. Daniele Bacchetta, senti. Come dicevano, sortita, corsa verso l'esterno. Sortio. Allora, ascolta, Daniele Bacchetta, ti voglio dare un aiuto. Ti ho già detto che siamo in ordine alfabetico e che questa parola inizia come le due precedenti. Exit. Voi non sapete come si dice una digressione, cioè una divagazione, quando si esce fuori dal seminato. Non lo sapete. No, non è suonata la nostra... Purtroppo non l'avete indovinato. Si dice excursus, un excursus, è una digressione. Pazienza, Daniele, avrai altre possibilità. Giulia Testa. Giulia Testa può arrivare a quota 2, occhio, eh. Vabbè, questo è molto più semplice però, eh.
fuori nel senso di ulteriore, fuori dall'ambito comune, straordinario, eccellente. Si dice? Extra. Extra, bravissima. Allora, ricapitolando, abbiamo Martina Tamburiello al primo posto e poi Giulia Testa, Andrea Frigerio e Gabriele Itria al secondo posto con due. Andiamo avanti. Alissa Sara non c'è, vero? C'è Alissa? Oh, Alissa. Allora, in latino, quello che noi diciamo fai tutto, si diceva in questo modo. E noi possiamo ancora usarlo per indicare chi si occupa di molti incarichi eterogenei. Diciamo che è un tipo tutto fare, però tutto fare detto alla latina. Maledizione, voi non conoscete l'opera lirica Figaro? Figaro, che è un barbiere, dice sono un tuttofare, sono il tuttofare della città, però lo dice alla latina. Come dice lui? Sono il tuttofare della città, dice sono il? No. No. Inizia con la F. Vi state avvicinando qua davanti. Prego. Fattore no. Purtroppo non l'avete indovinato, era factotum. Non avete mai sentito l'opera lirica Figaro? Sono il factotum della città, sono il factotum della città. Mai sentito? Vabbè. Attenzione, Andrea Frigerio, chi è? Ha la possibilità di andare a pari merito con Martina Tamburiello. Se risponde a questa domanda, però, attento, in latino significa premi, ricompense. Vediamo un po', Andrea Frigerio, hai bisogno di un altro indizio, Andrea Frigerio? Non correre, Andrea Frigerio. Allora, è un'auto. Siete. Voglio sentire solamente Andrea Frigerio. È un'auto di lusso prodotta in Germania. Questa parola in latino significava premi, ricompense. Audi, sbagliato. Porsche, sbagliato. Mercedes, bravissimo. Filippo Malinverni? Ok. Allora, in latino premi, ricompense si diceva Mercedes. Quindi non l'avete indovinata, eh? Antonio Chiericozzi, sei tu? Allora, come dicevano in latino piazza, e noi lo usiamo per una riunione e discussione pubblica, anche alla televisione, programma televisivo, alla televisione, di discussione, forum. Però l'ha detto, anche lei l'ha detto. Diamo un più alla Ginevra, allora, dai. Forum. In latino piazza si diceva forum, eh? Tant'è vero che c'è il foro romano? Oh. Ok. Ascoltate. Adesso togliamo un più a chi parla. Vediamo un po', chi parla togliamo un più. Oh.
basta adesso. Oh. Gabriele Itria, hai la possibilità di andare a quota 3 se rispondi a questa domanda. Come dicevano i latini, per i favori, per le benevolenze, gratuito, concesso senza compenso? Gratis, 3 punti, bravissimo. Giada Varotta, dov'è Giada Varotta? Allora, come dicevano i latini, egli abita. Il sistema ambientale nel suo complesso, noi diciamo. Lo sai, Giada Varotta? Non lo sai? Chiediamo a Martina Tamburiello. Habitat. Attenzione, Martina Tamburiello torna in testa con 4 punti. Quindi, occhio, eh. Valentina Andreasi, chi è Valentina Andreasi? Sei tu? Come si dice? Orrore, questo è semplicissimo. Lo sapevano tutti, qua. È una parola latina, eh. Abbiamo dato il punto a Valentina perché è stata fortunata. Un attimo, dai. Emanuele Rugo, chi è Emanuele Rugo? Suolo, terra, terreno, la componente organica del terreno, il sostrato, sostrato, humus. Wow. Allora, attenzione, chi parla adesso gli tolgo un punto. Tolgo un punto, eh? Ah, ascoltate. Come in tutti i giochi qua c'è anche una componente di fortuna, cioè la componente di fortuna è che magari ti capita che il prof arriva al tuo nome nell'elenco esattamente quando c'è una facile e quindi sei fortunato, o magari una difficile e allora sei sfortunato. Pazienza. Martina Zucca, chi è Martina Zucca? Martina Zucca, un colpo, una battuta. In medicina è il colpo apoplettico, quando ti capita una trombosi, una sincope. In musica e linguistica indica l'accento, dove cade proprio l'accento in metrica. Tempo? No. Ma scusate, in medicina voi non sapete quando a uno gli capita una trombosi? L'ictus, bravissimo. Federico, attenzione però, ricordati la regola, bisogna alzare la mano, eh? Ah, ok. Comunque, Federico è a 3 punti insieme con Gabriele, sono all'inseguimento di Martina che ha 4 punti. Ah, bene. Vediamo un po' Marta Peretti. Chi è Marta Peretti? Marta Peretti, senti, quello stesso, la stessa cosa, il medesimo elemento ugualmente allo stesso modo, eccetera. Eh? Idem. E idem, brava Martina. Insomma, avete alzato la mano, ma siete stati sfortunati, perché toccava a Martina, e quindi l'ha beccato lei il punto, la Martina. Scusate, tu sei Martina o Marta Peretti? Ah, sei Marta Peretti tu, vero? Ok. Adesso chiediamo a Ginevra Confortini. Ginevra. Che sia stampato, approvazione, consenso, autorizzazione a stampare un libro. Tu lo sai? Eh? Permesso è una parola italiana, deve essere una parola latina. Eh? Licenza è una parola italiana.
noi dobbiamo... questa non è tanto facile però, Una parola latina che dice sia stampato, cioè si può stampare. Printur, printum. Imprinting. Vi state avvicinando. Vi state avvicinando, ma purtroppo non l'avete indovinata. Ecco, l'imprinting è un'altra cosa, lo sapete, in scienze, no? Quando, per esempio, un animale nasce, un anatroccolo, e magari vede per la prima volta un'anatra, oppure vede un uomo. Allora, per i libri invece si dice imprimatur. Laura, chi è la Laura? Laura, tu di cognome come fai? Devi alzare la voce. Di che scuola sei? Ah, sì. Allora, attenzione, riparte... l'elenco, si riparte da capo con l'elenco, quindi attenzione perché qua siamo in una fase critica importante del nostro quiz. Abbiamo infatti, diamo nuovamente la voce a Federico Gallea, il quale se incomincia Federico Gallea la parte iniziale di un testo, come si dice, come introduzione, non va bene italiano. Introduction, sono parole italiane o inglesi, ha detto. Dovete... L'inizio di un romanzo, come si dice in latino? Un prologo? Ascolta, prologo sì, però italiano. Una parola latina che inizia con la I... che indica l'inizio. No. Inizia con la I. L'incipit, bravissima. Aurora Bacchetta ha indovinato. La parola latina era incipit. Federico purtroppo non ha sfruttato l'occasione per raggiungere Martina. Laura Ornito. La Laura, eccola lì. Laura, senti, come si dice nel frattempo un incarico provvisorio, periodo in cui una carica vacante viene assunta provvisoriamente però? Intantum. Allora, come dicevano intanto, frattanto i latini, non lo sapete? Un periodo in cui intanto c'è questa persona al posto di un'altra. Si dice? Non lo sapete purtroppo. Si dice interim. Si dice interim. Va bene, pazienza. Alessandro Sommariva. Chi è l'Alessandro Sommariva? Ah, sei tu, sì. Allora, oh, calma. Viaggio cammino, percorso procedurale a cui è soggetta una pratica burocratica o una legge parlamentare. Deve fare quel percorso lì. Come si dice percorso in latino? Sempre con la I. Bravissima, l'ha detto lei per prima, bravissima.
Silenzio. Allora, ascoltate. Se per caso qualcuno cerca queste cose sul cellulare mentre noi stiamo facendo il quiz e riesce a farlo, è accettabile. Giulia Testa comunque ci è arrivata con la sua testa, vero? Oh. È l'iter, ma hai sentito parlare dell'iter? Carola Nocera, chi è Carola Nocera? Allora, ascolta, come dicevano i latini, più giovane più vecchio, anche gli inglesi usano questa parola. Ascolta, anche gli inglesi, quando hanno un padre e un figlio che si chiamano esattamente allo stesso modo. Benissimo. Silenzio. Le migliori di tutti sono la Martina Tamburiello e la Giulia Testa per il momento. C'è un testa a testa fra Giulia Testa e Martina Tamburiello. Benissimo. Junior e senior, ragazzi. Oh. Lucrezia Fragnelli. Chi è Lucrezia Fragnelli? Allora, attenzione. C'è una parola latina. Che appunto in latino significava che devono essere cambiate. Provate a pensare alle cose che devono essere cambiate. Lucrezia, hai bisogno di un altro indizio? Allora diamo un altro indizio a Lucrezia, ma anche a ciascuno di voi. Federico. Allora, questa è una parola latina che significa che devono essere cambiate. Allora, prima di lasciarvi, vi volevo però spiegare, perché ascoltate, adesso io ho fatto delle cose divertenti, vi ho fatto vedere dei video, vi ho fatto vedere il latino, insomma, che usiamo anche noi oggi, però dovete effettivamente sapere che, insomma, dovete imparare una lingua che non è facile, ecco. Quindi non voglio dire che sarà tutto rose e fiori. Quando voi studierete il latino, dovrete imparare qualcosa di diverso rispetto all'italiano. Oh, per esempio, è una lingua in cui importano le desinenze. Sono più importanti le desinenze, si usano più le desinenze rispetto alle preposizioni, ad esempio. Poi, è una lingua in cui l'ordine delle parole è diverso da quello dell'italiano. Quindi quando traduciamo una frase latina, assolutamente non dobbiamo tradurre le parole nell'ordine, ecco, come in inglese. Sì, soprattutto, per esempio, la maggior parte delle volte, il 90% delle volte, traduciamo dal latino all'italiano. Allora non dobbiamo tradurre le parole una dopo l'altra, perché l'ordine delle parole è diverso in latino. Noi dobbiamo guardare la desinenza per vedere dov'è il soggetto e mettere prima il soggetto. Poi mettiamo il verbo e dopo il verbo mettiamo il complemento oggetto. I latini mettevano il complemento oggetto prima del verbo, per esempio. Quindi dobbiamo ricostruire un ordine che è diverso. Infine, il latino ha la quantità vocalica. Scrivete, ecco, bravi, ecco, adesso, a parte gli scherzi, vedo che alcuni di voi hanno portato il quaderno, hanno preso appunti durante i video precedenti e stanno prendendo appunti adesso, bravi, perché così dovrete fare al liceo, prendere appunti.
La quantità vocalica è fondamentale, perché come ci ha spiegato prima Rosa Rose, cioè quella giovane che ha fatto quei video su YouTube, certe volte la quantità vocalica ci fa capire il senso, il significato di una parola, che è diverso rispetto ad un altro. In latino, dicevamo, tutto cambia in base alle desinenze. Anche in italiano cambiano tante cose e ci sono delle desinenze diverse anche in italiano. Per esempio, desinenze per il numero singolare e plurale, per il genere, gatto, gatta, gatti, gatte, eccetera, eccetera. Nell'aggettivo, nel verbo, eccetera. Ma in latino la desinenza indica la funzione logica, cioè indica il complemento. Capite la differenza enorme che c'è rispetto all'italiano? Che cos'è una lingua flessiva? Il latino è una lingua flessiva perché flette le parti nominali, cioè nome, aggettivo, pronome, participio, anche a seconda della relazione col verbo e della funzione nella frase. Non solo il genere e il numero, quello lo facciamo anche noi, abbiamo delle desinenze per il genere e il numero. Basta adesso. Ma i latini avevano delle desinenze anche per il soggetto, per il complemento di specificazione, complemento di termine, complemento oggetto e via discorrendo. Ecco, attenzione, il libro dove lo appoggi lì resta. Ecco, qui vediamo una frase in italiano che è costruita, è una frase un po' informale, cioè praticamente un po' scorretta grammaticalmente parlando, no? Però ci fa capire com'è importante l'ordine delle parole. Questo libro è interessante, ti ringrazio tanto per il libro, ho letto il libro, veramente bello. Sono a pagina 326 del libro, l'ho trovato scritto in quel libro, ho fatto una rilegatura nuova al libro. Ecco, come vedete, la parola è sempre libro, però svolge una funzione logica completamente diversa in ogni frase. Nel primo caso è soggetto, questo libro è interessante. Nel secondo caso è di causa, cioè ti ringrazio tanto per il libro, a causa del libro che mi hai regalato. Nel terzo caso è complemento oggetto, ho letto il libro. Quarto caso è specificazione. Poi ancora, quinto caso è stato il luogo. Sesto caso è di termine. Ebbene, dovete sapere che, dovete studiare bene l'analisi logica, per favore ragazzi, quest'anno ditelo anche alle vostre professoresse, di fare tanta analisi logica, perché l'analisi logica serve per il latino. Perché dobbiamo capire la funzione logica delle frasi. Allora, adesso addirittura osservate con attenzione questa slide, perché vi chiederò di tradurre la vostra prima frase latina. Tenete presente che il soggetto può avere una desinenza a oppure una desinenza us. Il complemento oggetto può avere la desinenza am oppure um. Il soggetto plurale può avere la desinenza e o, col dittongo, si scrive a e ma si legge e, oppure i. E il complemento oggetto al plurale può avere una desinenza as oppure os. Bene, interpelliamo qualcuno, ad esempio proprio Stefania. Stefania. Mi sai tradurre questa semplice frase latina? Puelle deam dianam orant. Puelle, cosa significa puelle? L'ho detto prima in Nutella Nutelle. Significa ragazzi. Stefania, cosa significa questa frase? Quelle deam dianam orant. Via, Stefania, forza. Le ragazze pregano. Concludila, finiscila. Le ragazze pregano. Deam dianam. Le ragazze pregano la dea Diana.
Oh, avete visto che siete stati capaci di tradurre la vostra prima frase latina? Bene, continuiamo con questo giochino. Filippo Malinverni. Filippo, traduci questa semplice frase latina. Pueri lupos timent. Via. Se puelle vuol dire ragazze, secondo te pueri? Girls and boys. Ok, quindi la traduzione di questa frase è? Pueri, attenzione, pueri. I ragazzi? Lupos, i lupi. State attenti a quello che c'è scritto qua sopra, per tradurre quello che c'è scritto qui sotto. Non sbagliate il singolare e il plurale. I ragazzi temono i lupi. Continuiamo con questo giochino. Per esempio, chiediamo a Federico Zito di tradurre questa semplice frase latina. Federico, vere amicizie vitam nostram delectant. Significa, Federico? Sei tu Federico Zito, vero? Che cosa significa la frase latina vere amicizie vitam nostram delectant? Vere, oh, vere, a vere amicizie, stai attento. Oh, allora. Le vere amicizie rendono lieta la nostra vita. Rendono lieta. Devi dire tutto, eh? Oh, se qua già ti traduce il verbo, devi usare tutta la traduzione, Le vere amicizie, scrivete, state scrivendo sul quaderno, le vere amicizie rendono lieta la nostra vita. Va bene, vediamo Samantha, ascolta, devi tradurre questa frase latina, vulpecula timidam columbam vorat, vulpecula. Vulpecula. Una piccola volpe. Ah, una piccola volpe. Timidam. Columbam, la piccola volpe divora? La colomba. Prego? Samantha? Timidam. La piccola volpe, alza la voce Samantha. La timida colomba, la piccola volpe divora la timida colomba. Vedete che siete stati capaci di tradurre una piccola frase latina. Facciamo, questa è l'ultima slide, facciamo l'ultima. Ok. Allora, non so se adesso ricordate quello che c'era scritto nella slide precedente. Spero che ve lo ricordiate. Luca Triolo, chi è Luca Triolo? Luca. Queste frasi hanno un significato diverso l'una dall'altra. La prima, fulvia liviam vocat. Cosa significa? Fulvia? In italiano, fulvia chiama livia. Chiama, intuizione, se c'è scritto chiama, no? Fulvia chiama Livia. Adesso mi dici la traduzione, attenzione, della seconda riga. Fulviam Livia vocat. Significa? Giusto, cioè? Livia chiama Fulvia. La seconda riga, la seconda frase, significa che Livia chiama Fulvia, perché dobbiamo vedere le desinenze, non l'ordine. La terza frase? La terza frase? Cermuzzi la sa.
No, è ancora Livia che chiama Fulvio. Livia è soggetto. Questo è accusativo. Questo, la M è accusativo, complemento oggetto. Va bene. Facciamo l'ultimissima frase. L'ultima, eh? Claudia Cagnani. Claudia, devi tradurre queste due frasi. La prima è Fulvia Livia Librum Donat. E la seconda è Fulvia Livia Librum Donat. Attenzione. Sì, sì, adesso arriviamo, eh? Mi, ecco, dovete sapere questa cosa. Con la desinenza AE c'è il complemento di termine. Cagnani. Cagnani, Claudia, devi tradurmi questa prima frase. Fulvia. Fulvia dona il libro? Fulvia dona il libro a Livia. Attenzione. La seconda frase, invece, che cosa significa? Livia dona il libro. Ecco, perché in latino occorre guardare le desinenze. Allora, ragazzi, domanda finale. Vi è piaciuto? Vi è interessato questo corso? Allora, avete un compito. Invitare altri vostri compagni e venire di nuovo voi tutti giovedì prossimo. Grazie, arrivederci ragazzi.